Salve amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi seguono, che ascoltano i miei consigli e ovviamente sono sempre consigli rivolti a tutti coloro che vogliono imparare o vogliono avvicinarsi al mondo delle stilografiche oppure ancora vogliono acquistare dei prodotti che sono ovviamente in mio possesso, che trovate ovviamente sul mercato. E perché ragazzi, i miei consigli hanno lo scopo proprio per non farvi buttare soldi, diciamo così la verità, perché ovviamente questi prodotti che hanno delle peculiarità, delle caratteristiche ben precise, hanno dei costi e il mondo delle stilografiche costa, non c'è niente da fare. Ragazzi, innanzitutto il mio consiglio è acquistare un Montegrappa, assolutamente uno di questi inchiostri, perché è veramente uno di quelli secondo me sul mercato, diciamo tra i più validi. Ho fatto dei video sugli Aurora, eccellenti. Grappa sono eccellenti, carandace e tutto quanto, ma vale la pena spendere oltre 20 euro per un inchiostro? Beh, Montegrappa scende poco meno dei sotto dei 20 euro, un valore di 18 euro. Vi comprate una boccettina da 50 ml come questa e veramente vi dura tanto, per quello che mi riguarda, ovviamente per come utilizzo io le penne extrafini, e vi dico che comunque è un ottimo prodotto, rispetta fedelmente il colore che vi promette sulla scatola quando voi l'acquistate. C'è un piccolo pallino così che trovate sulla scatola e notate che il colore effettivamente è proprio quello che vi dice. Io ho una collezione di inchiostri Montegrappa. Un giorno vi farò un video anche su tutto quello che ho della Montegrappa, perché Montegrappa non produce solo inchiostri e penne stilografiche, ma produce anche degli oggetti esclusivi, e tant'è vero che regala a coloro che comprano dal sito ufficiale di questa azienda magnifica, che un giorno, se avrò occasione, andrò a visitare, perché anche hanno creato un museo, mi sembra, delle penne stilografiche. Veramente complimenti diciamo a questi ragazzi che si impegnano molto e vi fanno fare un giro turistico proprio nell'azienda italiana per eccellenza delle penne stilografiche. Abbiamo anche altre eccellenze, ricordo anche Aurora, molte altre, Leonardo, però Montegrappa hanno proprio questo museo che vi farà vedere personale. Vi farò vedere proprio su prenotazione, dovete prenotare tutto, diciamo, tutte le penne che ovviamente hanno nelle vetrine, e forse vi fanno fare anche, penso, un giro turistico per vedere come le fabbricano. Non lo so, se ho occasione di andare a Bassano del Grappa, veramente prenoterò il biglietto, se ovviamente ci sarà un'occasione un giorno. E, come dicevo, produce Montegrappa, oltre agli inchiostri, anche molti oggetti. Alcuni sono regalati su un acquisto di penne, poi ci sta tutta una lista che trovate sul loro sito, in base ovviamente alla penna che acquistate, in base al prezzo, giustamente fanno dei regali, oppure potete acquistare alcuni oggetti che sono in vendita. Io per esempio ho acquistato diciamo, no, questo, scusate, questo era un regalo che mi è stato fatto, ecco questo, l'ho acquistato, il taccuino. Questo qua è stato un regalo, mi è stato fatto da un amico, non so dove l'ha trovato, io non l'ho trovato sul sito, forse mi sembra la regalavano su una penna, però lui me l'ha regalato, e Montegrappa ovviamente, è un portapenne. Poi vi farò vedere comunque tutti gli oggetti che io posseggo della Montegrappa, sono di eleganza unica. Comunque torniamo a noi, allora questo è l'inchiostro, diciamo una volta la Montegrappa lo produceva così. Ecco, già questo è un segno che vi voglio dare, un indizio molto importante, perché un tempo erano fatte così. Cioè, la forma è sempre la stessa del vetro, sopra c'era scritto 1912, molto probabilmente richiama la data dell'inizio dell'azienda, diciamo, della costruzione di questa favolosa azienda che è veramente eccellente. Ora invece produce così, vedete, abbiamo Montegrappa molto semplice, non molto articolato, e poi abbiamo il simbolo sopra. Niente di che, voglio dire, non è che fosse, diciamo, l'eccellenza questa carta. A me personalmente non è che piace tantissimo, avrei preferito più una scrittura ben forte, diciamo, nel vetro oppure incisa, insomma, come anche questo. È facile da aprire.
Vedete, c'è una forma ottagonale, quindi vi dà facilità di apertura e arrivate semplicemente all'inchiostro. Ho bagnato la penna, che è questa qui, come ho fatto già in altri video, perché questo è un penino M molto flessibile che mi consente di farvi vedere con molta semplicità l'inchiostro che ho utilizzato, che sto utilizzando. Ecco, diciamo, apriamo l'inchiostro. Bagniamo la penna e andiamo avanti. Ho fatto già una scrittura, diciamo, del titolo, inchiostro Montegrappa nero, molto bello, mi piace molto, ma perché veramente, ragazzi, è un inchiostro che tende ad essere, come possiamo dire, abbastanza acquoso, però allo stesso tempo asciuga presto rispetto ad altri che sono acquosi. Ho sporcato anche le dita, non ci facciamo caso, perché poi uno per provare si può anche sporcare. E voglio farvi vedere quanto sia fedele l'immagine che voi troverete sullo scatolo e del colore che vi dicono, giustamente, che vi stanno vendendo, perché è proprio nero, cioè proprio il nero. Ragazzi, io ho anche altri neri di altre case e in realtà non sono proprio neri, cioè in realtà si avvicinano qualcuno al grigio, qualcuno più ad un nero, però sapete, il nero seppia, nonostante dicono che è nero, poi c'ha quel po' di acqua all'interno che non è proprio un nero denso. Questo invece è proprio un nero ben fatto, molto molto bello. La penna scorre, raga, veramente con questi inchiostri non avete problemi su questo. Abbiamo sta finendo perché l'avevo già bagnata, ribagniamo di nuovo e quindi vi faccio vedere ancora me. Ecco, vedete, la penna va bene, veramente vi dà un senso di sicurezza con questo inchiostro. Ho provato questo inchiostro su tutte le penne, tutte mi scrivono, tutte quelle che ho nella mia collezione, ovviamente. Poi se c'è qualcuna che ovviamente non mi scrive, non lo so. E la carta, ecco, un'altra cosa che io sto utilizzando è una delle peggiori, cioè non è di marca, ecco, diciamo sono quaderni di 30-40 centesimi, quindi vuol dire che siamo nel peggio del peggio, e questo è importante perché fa capire come una penna eccellente, un inchiostro eccellente affrontano questo rivale che è poi la carta pessima. E quindi non sto parlando ovviamente di una qualità eccelsa, ma stiamo parlando di una carta che effettivamente è un grande rivale per le penne stilografiche. Se scrivono bene queste penne con questi inchiostri, vuol dire che queste sono l'eccellenza. Quindi le prove io le faccio sempre sul peggio del peggio, proprio per dimostrarvi quanto queste, diciamo, questi inchiostri abbiano la capacità di adattarsi a qualsiasi cosa. Guardate che bello questo nero che ho appena utilizzato nello scrivere. Guardate, è un nero fedele, profondo, molto bello. Ovviamente, se utilizzate gli extra fini, ragazzi, io l'ho provato sugli Extrafini Montegrappa, è veramente perfetto. Il medio più vi può far vedere qualche, diciamo, qualche problema, perché allarga di più i rebbi e quindi emana più inchiostro, mentre invece questi qua extra fini no. Che volevo dire? Vedete, io il colore ve lo voglio far vedere perché è importante, è veramente molto bello e ve lo consiglio, cioè non posso dire altro, perché raga, secondo me non vale la pena spendere più di, come devo dire, più di 20 euro per gli inchiostri. Perché? Perché se avete una Pilot, una penna che comunque richiama lo stile giapponese, va bene anche l'Hiroshizuku, però mettete mano al portafogli e spendete più di 30 euro alla boccetta. Ovviamente la media degli Hiroshizuku è 35-36 euro, il Karandash la stessa cosa. Quindi io non è che dico di non acquistare questi inchiostri costosi, no, però ovviamente se vogliamo che voi andate a spendere poco e non avete qualità, andate a spendere tanto e la qualità è quasi la stessa di questi, io consiglio una via di mezzo, perché 18 euro come questa boccetta, io addirittura l'ho trovato su un sito una volta in offerta a 15 e poi un'altra volta a 25, lo stesso tipologia di inchiostro, quindi dipende anche dai venditori, ma la media dal sito è 18 euro. E poi ci sono le spedizioni, ovviamente. Quindi, insomma, spendere meno di 20 euro per un chiosco, vi avete fatto un affare, perché è veramente un ottimo prodotto. E vi dico che Montegrappa produce anche altri colori e sono tutti fedeli proprio a quello che vi promette, cioè quella che vedete come inserzione esterna alla carta della, diciamo, della boccetta di inchiostro. Dice nero è nero, dice blu è blu, è proprio blu, cioè non è né un blu scuro né blu chiaro, è proprio quello che vedete. Quindi, per personalmente, per quello che mi riguarda,
molto valido come marchio a livello anche per gli inchiostri. Ripeto, io farò dei video anche per quanto riguarda la mia collezione di oggetti che producono le case delle penne stilografiche. Mondegrappa, come dicevo, produce anche altro e anche oggetti belli. Addirittura una volta faceva le cravatte, ora mi sembra che la cravatta attualmente la regalano su una cifra che voi spendete. E vi dico, se la troverò in commercio, la acquisterò se mi sarà occasione, perché anche le cravatte che produce sono molto eleganti. Io ho anche un profumo Mondegrappa, che poi ve lo farò vedere meglio, guardate che meraviglia. Ma guardate, è una cosa incredibile, sto profumo è molto persistente, a me piace tanto e richiama molto il Capucci di un tempo, però è veramente molto ben fatto. Vi farò vedere la mia collezione di ciò che ho della Montegrappa. Comunque vi dico che è l'inchiostro molto valido, e come tutto del resto di questa azienda. Vi farò dei nuovi video su altri inchiostri e vi dirò poi quale sarà un giorno il mio preferito. Grazie, al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto con le mie tantissime parole. Se avete domande, fatele. Però ragazzi, farvi vedere questi dettagli e farvi vedere la peculiarità di un colore e dirvi se effettivamente si adatta alle penne, penso che più di questi consigli non si possa fare per gli inchiostri, perché ragazzi, è veramente, guardate com'è ben fatto questo colore, è un bel nero nero, ecco. E quindi spero vi sia piaciuto. Chi non si è iscritto al canale lo può fare con molta tranquillità, ovviamente se gli fa piacere, e rimanete aggiornati sulle mie possibili informazioni che posso dare in merito alle mie esperienze. Grazie, al prossimo video.